Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. Oggi vi mostrerò come avere il completo da netturbino, ovvero da spazzino. Questo glitch funziona per tutte le console con la patch 1.26 e 1.28 e è lo stesso procedimento per appunto avere il completo del poliziotto. Solamente che dovete andare su Create la Rockstar Missioni Versus e avviare appunto la missione Versus che si chiama Vaffan Camion. Quindi ragazzi avete appunto bisogno di un vostro amico, quindi dovete appunto invitarlo. La cosa più importante ragazzi si trova nelle impostazioni per appunto iniziare la missione Versus. Dovete inserire appunto dove c'è scritto abbigliamento Versus, dovete mettere appunto a tema. Quindi avviate l'attività e come completo Versus dovete mettere da morire, in modo che appunto avrete questo completo appunto da salvare tra i completi che volete, ovvero il completo da netturbino o spazzino. Cosa dovete fare? All'interno della missione, appunto, quando l'avvierete, dovete chiamare la Merry Waiter e farvi consegnare un passaggio in elicottero che costa solamente 1000 dollari. Cosa dovete fare? Dovete semplicemente salire sull'elicottero, ammazzando il conducente e dirigervi in questa locazione, ovvero vicino all'LSPD. Cosa dovete fare? Dovete rubare un'auto ad alta sospensione, abbastanza, diciamo, per poter salirci sopra e entrare nel muro buggato. Una volta fatto ciò, dovete attivare il paracadute dal menu inventario, quindi mettere sì, e dovete volare sulla metà della mappa circa, dove c'è quel triangolino che vi sto mostrando appunto con una freccetta. Quindi ragazzi, semplicemente dovete volare in quella zona, nei dintorni di quella zona, per appunto atterrare nel vostro garage. Mi raccomando, deve essere un garage con appartamento. Su ragazzi PlayStation 4 e Xbox One, se appunto vi vedete invisibili come è successo a me, semplicemente dovete attivare la modalità prima persona. Su PlayStation 3 e Xbox 360, che la prima persona non c'è, dovete praticamente rifare il glitch. Quindi purtroppo ragazzi non si può suicidarsi e quindi dovete uscire per forza dalla missione, perché vi rimarrete buggati, non potete né andare avanti né indietro. Una volta fatto ciò ragazzi dovete entrare nel vostro praticamente appartamento, nell'ascensore, e andare a salvare appunto dove si salvano i completi nel vostro guardaroba. Quindi ragazzi salvate il completo, uscite dall'attività e come noterete troverete appunto il completo salvato nelle sessioni normali e quindi potete riutilizzarlo quando volete. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e da Orcuverde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!